siamo a San Pianiceto, nel luogo simbolo del devastante incendio avvenuto il 20 ottobre scorso. Cari amici, come vedete qui tutto intorno è stato distrutto dal fuoco, ma miracolosamente la Madonna del Tindere è rimasta intatta. Cari amici, adesso andiamo in giro per il paese per cercare di avere testimonianze dirette per quello che è successo il 20 sera. Signora, buongiorno. Buongiorno, piacere, Melina. Siamo passati per sapere la sua esperienza che ha avuto con questo incendio pochi giorni fa. Quei momenti, se ci può raccontare i momenti che ha passato quella notte tremenda. Sì, ecco, io abito qua, in questa casa qua. E questo è lo scenario che c'era di fronte alla mia casa. Noi siamo stati attenti fino a mezzanotte, controllando il fuoco, che sembrava lontano. Poi invece, non lo so che, col vento di scirocco e con quel caldo infernale è successo la fine del mondo. Ci siamo viste le fiamme, la casa è tre piani. La casa è tre piani e le fiamme sono arrivate dietro la finestra della cucina. Abbiamo cominciato a mettere e buttare acqua con le gomme, con tutto quello che potevamo. Poi a un certo punto abbiamo visto che non ce l'avremmo mai fatta. Non erano mezzi che potevamo affrontare un fuoco di quello. E siamo scappati. Siamo scappati perché abbiamo visto che non potevamo fare più niente. Chiamato mio marito, che quella sera fra l'altro stava poco bene, era già che dormiva, tant'è che è uscito col pigiama e le ciabatte. È stata un'esperienza terribile che non auguro a nessuno. E niente, ce ne siamo andati. Poi qua è rimasto mio figlio, perché c'erano i pompieri, pochissimi, poverini, non sapevano dove dividersi, perché qua tutte le case, soprattutto quelle che danno su questa valle, avevano gli stessi nostri problemi, se non più gravi, perché ci sono state case che, in cui si sono bruciati pure i tetti. Noi, alla fine, è andata pure bene, a parte la paura che non si dimenticherà mai, il trauma, resta i ragazzi, i bambini. E quando siamo usciti dalla casa, io mi sono girata e l'ho guardata, ho detto: chi lo sa se la trovo la mia casa? Me ne sono andata con questo. Si è fatta questa domanda lei? Sì, ma certo. In quel momento ho pensato pure a mia figlia, a mio marito che stava poco bene. Ho detto: ma stiamo facendo la cosa giusta, non è che dovevamo stare qua a lottare. Ma a lottare che? Poi nel frattempo è passato il sindaco. Dice: scappate, non potete fare niente, lasciate la casa aperta. C'è stato mio figlio che ha portato i pompieri pure sopra a spegnere l'incendio della nostra vicina, a cui poverina si è bruciato tutto il tetto. I vicini hanno tutti dato una mano, tutti, Nino Donia, Santina, Saruccio. Sì, c'è stata un po' di collaborazione. Ma generale. Sì, per forza. E niente, questo è... Dico, è chiaro che gli aiuti sono stati pochini per la mole di incendio che c'è stato. I pompieri erano pochissimi. Autoambulanze non se ne sono viste. È stato un miracolo che nessuno si è fatto male. Sì. È stato un miracolo che nessuno si è fatto male. E che non gli aiuti erano pochi, ma non gli aiuti locali. Il comune era accanto. Ci hanno bussato a tutti, ci hanno fatto uscire di casa, però non basta questo, ci vogliono le strutture, gli aiuti, quelli più organizzati. È stato pochissimo, tanta colpa ce l'hanno pure, ce l'abbiamo tutti, pure i proprietari. Dico, questo terreno non è mio, ci sono dei proprietari che dovrebbero avere la cura almeno fino a 10 metri dalle case di pulire. Sono stati invitati tante volte, ma questo è il risultato. Io voglio ringraziare tutti, perché alla fine siamo tutti qua, siamo tutti vivi. Bene o male la casa è rimasta, sono ritornata, l'ho ritrovata. Grazie
a tutti quelli che hanno aiutato, i volontari, i vicini, gli amici, i parenti, pure con le telefonate, con lo stare vicino, da lontano, da vicino. Noi siamo stati tutta la notte col telefono in mano a rispondere. C'era mia nipote che mi manteneva in contatto su come andavano le cose qua, Mariella Pavone, e mio figlio. E voglio ringraziare proprio tutti, a partire dai parenti, dagli amici, le istituzioni, il comune, i pochi vigili urbani che c'erano, i vigili del fuoco, non so chi c'era più, perché io in quel trambusto non ho visto poi più niente, ma diciamo che faccio un ringraziamento generale per tutti. Benissimo, speriamo che non abbia più un'esperienza del genere. Speriamo di no. La ringraziamo per la sua collaborazione. Grazie a voi. Carissimi, abbiamo visto quello che è successo. Sì. Vogliamo sapere che cosa avete passato in quei momenti difficili di questo incendio che si è stato pochi giorni fa. Indescrivibili sono i momenti. Momenti brutti, perché eravamo a letto, ovviamente, perché era di notte. Sì. E io, forse sarà stato l'angelo che mi ha svegliato. Mi ha detto: svegliati, perché il mio pensiero era sempre per il fuoco, sì, che era in quelle montagnole là, sì, in fondo. Però non credevo mai e poi mai che arrivasse qua così velocemente. Ad un certo punto, erano verso le 2:30, le 3, non mi ricordo, mi sono alzata e vedo il fuoco qua proprio. Svegliati Carmelo, presto, 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 il tempo di vestirci si fa per dire. Sì, sì, sì. E poi hanno suonato alla porta per invitarci a uscire fuori, perché noi dovevamo abbandonare. Non abbiamo avuto il tempo di prendere neanche il telefono. Ci siamo appena vestiti, si fa per dire, presi dal panico e dalla disperazione, perché quando c'è queste cose non è altro che disperazione. Il sindaco giustamente ci ha invitato di andare via perché era pericoloso. Siamo andati via, però non avevo preso né telefono. Potevo lasciare la porta aperta, ma non ci ho pensato. Loro mi cercavano poi, dovevano aprire la porta per salire. Io ero là in panno con l'amica, non ci hanno fatto passare, giustamente, perché era pericoloso. Dopo questo incendio, che danni avete ricevuto? Parecchi. La casa praticamente è salva, dove abitiamo è tutta un fabbricato, diciamo, però sopra era in legno, c'erano le tegole, le cose di sopra, le perline, che non so come si chiamano. Sì, le perline, sì. Ecco. E poi praticamente abbiamo chiuso sopra, però con questo disastro è andato tutto in fumo. I sacrifici di una vita. È andato tutto distrutto? I sacrifici. Sì, sì, sì. Qua no, ma i sacrifici. Sopra abbiamo visto dalla scalinata. I sacrifici di una vita che veramente ci costano sangue, ogni pezzetto, è andato in fumo. Con il lavoro solo di mio marito e io che accudevo la casa, le famiglie, le cose. Siamo andati avanti. Però con quali sacrifici? È arrivato il vento, il fumo. Siamo ancora sconvolti e non so neanche parlare più. E quante cose che devo dire non mi ricordo. Si faccia coraggio, signore. Penso che potete ringraziare Dio che vi ha svegliati, perché poteva essere peggio. L'angelo perché mi ha svegliato. Un angelo mi ha svegliato, dice: svegliati. E sono arrivata qua nel bagno, alla porta. L'avete vista avvicinare le fiamme? Sì, qua erano tutti in casa, erano qua. Ce l'avevamo in casa proprio, si vedeva come se fosse in casa. Praticamente, va bene, scusate per siete una testimonianza. Io allora vi conosco. Sì. Noi abbiamo sempre frequentato Pompei. Ecco. Lui suonava al Carmine, dalle suore, ha iniziato là con suor Alfreda. Voglio dire, siamo stati sempre disponibili con tutti. Visto che lei è molto attaccata alla musica, vi aspettiamo a Pompei allora. Con piacere. Con piacere.
togliamo il disturbo. Vi ringraziamo per la vostra testimonianza, per averci aperto le porte. Sempre disponibile, sì. E noi vi ringraziamo. Poterci rivedere di nuovo in altre situazioni. Grazie a voi. Un po' meglio. La paura è stata grande. Ho visto la morte meglio. Sì. Mai hai visto una cosa simile? Mai vista? Mai. Una cosa impressionante. Mai successo? Mai. No, è la prima volta. La prima volta che succede una cosa di questa sempre in Nigeria. In altri paesi sì, in altri comuni sì, però sempre in Nigeria mai. In piccole parti, in campagna, ma come abitazione, mai. Io ho visto la morte con gli occhi perché mi sono affacciato. Ho sentito bussare alla porta per sindaco, diceva guardi tutte. Se io partivo, me ne andavo, si bruciava la mia casa, perché io dalle 7 di mattina spegnevo la casa di questo signore qua di Cammino, perché se si bruciava la casa qua, si bruciava pure la mia. Ho dovuto sempre con acqua, ma io non ho potuto fare niente. E meno male che c'è nella mia mansarda c'è una finestra che si può accedere da comunicante, perché loro se ne sono andati, hanno avuto paura, non lo so, chiave non ce n'era, perciò l'unica via e sono saliti i miei nipoti, e lì non mi ringraziare perché i bimbi sono stati loro a spegnere la casa di Michele. È una cosa impressionante, ho visto la morte con gli occhi, sinceramente, ho messo pure a piangere. E l'intervento quando è successo troppo tardi, diciamo, come interventi? Ma io sono arrivato per la protezione civile, i pompieri di Siracusa e di Catania, perché in giro non ce n'era, e ma non hanno potuto fare niente perché ormai praticamente hanno un po' spento il fuoco, però se ne sono andati perché pensavano che era già spento, invece no, ha chiamato l'ex sindaco Calderone, dice Nino che ancora c'è fuoco, dopo di chiamare i pompieri di parte e poi l'hanno spento, perché vede che si vede tutto. Hai avuto sì, danni personalmente? Tutti i condizionatori, le restiani, le esigenze che avevo sopra le vetrate per rimanere l'acqua. Era una cosa impressionante. Non c'è ancora nulla, quello che ho passato. Va bene Antonio, per adesso diciamo grazie per la collaborazione. È andata bene. Infatti, il problema qual era il mio pure? Che dove c'è il museo? Certo. Tutti i vetri si sono rotti. Se qualche scintilla entrava, basta che prendeva una maglietta. Era la fine del mondo. Anche perché la luce non c'era, la serranda era abbassata. Dove entravo? Non ci dico che ho passato. Grazie per la tua testimonianza e speriamo che non succeda più in seguito. Signor Pino Chillemi, buongiorno. Buongiorno. Dunque, lei ha avuto, soprattutto, ha avuto dei danni causati dall'incendio che è avvenuto venerdì notte. Sì, a parte gli ettari di campagna bruciate, ha rischiato molto la mia casa. E poi l'avevo già abbandonata, però, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Dopo che la strada è stata riattivata perché era già passato il fuoco, sono ritornato a casa e ho visto le fiamme dentro. Purtroppo ero impotente a poter spegnere l'incendio, però avevo delle bottigliette di acqua minerale. Mi sono arrangiato con quello, l'ho attutito un po' in attesa che poi un amico con una botte di acqua arrivasse e ho salvato la casa. E i danni sono stati ingenti per tutto il territorio sanpietrese, anche dei comuni limitrofi. La cosa che fa rabbia è che l'incendio si è sviluppato appunto fra la notte di venerdì e sabato, ma già alle 10 del mattino di venerdì
io avevo dato un allarme al comune, il quale poi dopo accertati, i vigili urbani si sono accertati dell'entità dell'incendio. Infatti, che comunque era distante già una decina di chilometri dal centro abitato, quindi il tempo di chiamare i soccorsi già alle 12, 12 e mezzo, c'era tutto il tempo. La cosa che fa rabbia è che la prima autobotte di vigile del fuoco è arrivata in paese dopo le 21, ma ovviamente poi era, diciamo, il loro intervento è stato marginale, perché marginale, il fuoco aveva già invaso tutto il territorio sanpietrese, tutte le campagne, come avete visto dalle immagini spettrale. Per cui questo fa rabbia, che nessuno, nonostante sì, c'erano stati degli incendi in mattinata nella zona di Villafranca, anche lì gravi, per carità, però nessun mezzo di soccorso, nessun camion forestale, protezione civile, se non prima è arrivata la sera, nessuna ambulanza, niente. L'unica cosa è l'intervento pronto dei carabinieri locali, che hanno fatto evacuare le abitazioni e che hanno salvato comunque penso parecchie vite, insomma, la cosa è stata molto molto grave. Dall'altro, dalla sua esperienza, cioè, poi, in passato è successo qualcosa del genere? No, mai. Sono stati degli ettari di bosco di abbandonati e poi bruciati, però mai aveva rasentato le abitazioni. Ma cosa come questa? Come questa. Anche qualche mese fa dall'altro lato del paese c'era stato un forte incendio, però insomma i danni sono stati marginali anche lì, non tantissimi, ma stavolta insomma è stata dura. Siamo qui a raccontarlo, quindi va bene così. Secondo lei cosa si può fare per poter prevenire che si ripeta una cosa del genere? L'unica cosa che si può fare intanto sensibilizzare la gente, ma risulta inutile. Nell'immediato ovviamente la pulizia delle campagne, perché purtroppo qui tanti appezzamenti di terreno, anche piccoli, sono abbandonati, perché la gente è emigrata da San Pieniceto, si è spostata verso il mare, verso la città, e quindi questi appezzamenti di terreno ovviamente vengono abbandonati perché non hanno scopo commerciale. Però se si curano quelli si prevengono molti incendi, per poi non poter danneggiare invece gli appezzamenti coltivati, dove la gente ci vive, perché le coltivazioni, l'agricoltura di San Pierniceto è il fiore all'occhiello di questo paese, o meglio era il fiore all'occhiello, perché dopo questa distruzione speriamo che lo sarà ancora. Per cui io inviterei chi ha anche un fazzoletto di terra di tenerlo pulito e di prevenire appunto gli incendi, perché se non fosse stato così, voglio dire, intenso di vegetazione, di rovi, di sterpaglie, probabilmente l'incendio si sarebbe attutito, indipendentemente ovviamente dall'intervento dei mezzi di soccorso. Quello che dico sempre è di evitare polemiche, perché poi in questi casi ci sono sempre le polemiche politiche, amministrative, non è qui, dobbiamo rimboccarci le maniche tutte e non pensare alla politica, ma pensare a da farsi, perché poi ora vediamo, ora facciamo, non esiste, qui bisogna fare, io sono per il fare, oppure non fare completamente, toglie il disturbo. Noi la ringraziamo da parte nostra, da parte di grazie tutto. Grazie a voi per avermi invitato. La gente del posto. Grazie, saluto tanto, grazie, in bocca al lupo anche per voi. Per la sua collaborazione. E complimenti per il vostro residence. Okay. Meno male che il nostro si è salvato. E si è salvato. Meno male. Grazie al nostro intervento. Avete fatto i pompieri anche Rocco, voi. Esatto, di Rocco. Cari amici, siamo nella pineta del nostro istituto, dove sono arrivate le fiamme agli alberi quasi. Cari amici, come avete sentito dalle testimonianze che abbiamo raccolto, non ci sono state vittime di nessun genere, però tanti sono stati i danni nel paese, sia all'agricoltura sia alle risorse del paese. Ma però tanto e tanto panico è nella gente. Cari amici, da San Pierniceto è tutto. Passiamo la linea allo studio.